La pace del Signore sia con voi. È una gioia essere questa mattina insieme con voi. Ve lo ripeto. Vi amo nell'amore di Cristo. Avete un posto speciale nel mio cuore. E vi chiedo gentilmente di alzarmi in piedi. Vogliamo pregare e rivolgerci immediatamente alla Bibbia. Questa mattina Dio parlerà a ciascuno di noi. Preghiamo. Padre Celeste, io vengo a te nel nome di Gesù. Io ti ringrazio per questo giorno di vita. E sono soltanto per la tua grazia. Parlaci attraverso la tua parola. Grazie per tutto quello che tu ci dirai. Nel nome di Gesù. Amen. Così come siamo in piedi. Vogliamo leggere un solo verso. Leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Capitolo 5, verso 23. Leggiamo questo verso. Il nome del Signore sia lodato. Or il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 帖撒罗尼迦前书第5章的23节，我们一起来读。 愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候得以完全无可指摘。Potete accomodarvi. 好，你们可以坐下。L'apostolo Paolo ci spiega in modo chiaro. 使徒保罗非常清楚地跟我们说。 Che l'uomo è formato di. 人类是有这样形成的。Di spirito. 有灵。 Di anima. 有魂。 E di corpo. 与身体。 E questa mattina è importante che comprendiamo questo messaggio. 今天早上我们要很重要的明白这个信息。 Ma per comprendere questo messaggio ho bisogno di tre giovani fratelli. 为了能够了解这个信息，我需要三个年轻人。 Allora invito a venire qui davanti Luca, Elisa e Pietro. 好，请他说的这三个人上来。Alleluia. Questi sono i tre giovani. 这三位是年轻人。Che mi aiuteranno a fare questo esempio. 他们要帮助我做一个例子。 Però noi vogliamo essere sicuri che tutti quanti voi ci guardiate bene. E allora saliremo sul palco. Così abbiamo la certezza che tutti quanti voi possiate vedere questi tre giovani. Allora li metto uno a fianco all'altro. Vedete bene? Magari avvicinatevi un po' di più. Non fate un altro passo se no cadrete giù. Ok. Bene. Questo si chiama Elia. Prima domanda, come si chiama questo? Elia. Elia, benissimo. Allora questo è Elia, questo è il suo corpo. Ma Elia non possiede solo un corpo. Elia c'ha anche un'anima. E questa è l'anima di Elia. Ma noi non possediamo solo un'anima. Ma abbiamo anche uno spirito. E questo è lo spirito di Elia. Ricapitoliamo. Questo è il corpo di Elia. Lo vedete? Ok. Questo invece è l'anima di Elia. E questo invece è il corpo e lo spirito di Elia. Questo è l'esempio. Ora torniamo indietro. Andiamo nel primo libro della Bibbia.
Bibbia. Nel libro della Genesi. 在创世纪, leggiamo in Genesi capitolo 1 verso 26. 我们读创世纪第一章的26节. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. 神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人. Chi ha creato l'uomo? 谁造了人? Chi ha creato l'uomo? 谁造了人类? Dio, ottima risposta. E l'uomo è un essere trino. 一个人他也有三个部分. Formato da corpo, anima e spirito. 身体、魂跟灵. Ora leggiamo in Genesi 2 verso 7. 我们现在来读创世纪的第二章. E scopriamo come Dio abbia creato l'uomo. 我们来读第二章第七节, 我们看神怎如何创造人类. Leggi direttamente in cinese. 第二章第七节, 我们一起来读. 耶和华神用地上的尘土造人, 将生气吹在他鼻孔里, 他就成了有灵的活人, 名叫亚当. Bene, guardate come Dio ha creato l'uomo. Il Signore Dio ha preso la polvere della terra, dice la Bibbia. E ha incominciato a formare l'uomo. Ha incominciato a dipingere gli occhi. A formare questo meraviglioso naso. Queste straordinarie labbra. Queste orecchie meravigliose. Guardate questi capelli. Che capolavoro. Dio ha creato l'uomo nei minimi dettagli. Guardate questo braccio. E il Signore ha creato il pollice, l'indice, il medio, l'anulare, il mignolo. Dio ha creato l'uomo in un modo meraviglioso. Una creatura straordinaria. Dio ha creato l'uomo dalla polvere della terra. Abbiamo un corpo meraviglioso. Ma non si muove. Perché ancora non c'è la vita. Ma abbiamo letto in Genesi 2:7 che a questo corpo Dio soffiò un alito di vita. Soffiò nelle sue narici un alito di vita. E appena il soffio di Dio toccò, entrò nella vita del primo uomo. È scritto che l'uomo divenne un'anima vivente. Che significa questo? Che dentro questo corpo è stata creata un'anima e uno spirito. A questo punto dovremmo porci la domanda: che cos'è il corpo? Che cos'è l'anima? E che cos'è lo spirito? Ora è molto semplice. Nella Bibbia vi sono numerosi versi biblici che parlano dello spirito, che parlano dell'uomo interiore. Lo spirito è la parte più intima dell'uomo. L'uomo attraverso lo spirito può comunicare direttamente con Dio. Lo spirito, l'uomo interiore, è quella parte dell'uomo che lo rende capace di avere comunione con Dio, di pregare Dio, di sentire Dio. Quindi lo spirito è quella parte dell'uomo che lo rende capace di avere comunione con Dio. Poi abbiamo l'anima. Che cos'è l'anima? L'anima è la personalità dell'uomo. L'anima è il centro della mente.
魂是思想的中心。 Che cos'è la mente? 什么是思想? La mente è la capacità di pensare. 思想就是可以让你可以去想。 È la capacità di ragionare. 可以让你去推测。 È la capacità di memorizzare. 那可以让你去记忆。 Oh, quanti di voi hanno la mente? 多少人有思想有有有。 Quanti riescono a pensare? 有多少人是可以想的。 Ebbene, la mente è un qualcosa che Dio ti ha dato. Ma l'anima non è solo il centro della nostra mente. È anche il centro del nostro cuore. Che cos'è il cuore? È la capacità di provare delle emozioni. È la capacità di provare dei sentimenti. Siete mai stati felici? Siete mai stati tristi? Questa capacità è stata creata da Dio. L'anima è il centro della nostra mente. L'anima è il centro del nostro cuore. Ma è anche il centro della nostra volontà. Che cos'è la volontà? La capacità di prendere delle decisioni. La volontà è la capacità di scegliere. È la capacità di dire sì o no. Ricapitoliamo. Che cos'è lo spirito? È quella parte che ci consente di avere comunione con Dio. Che cos'è l'anima? È la personalità dell'uomo. È la parte centrale dell'uomo. Il centro della nostra mente. Il centro del nostro cuore. Il centro della nostra volontà. Ora la Bibbia ci dice che lo spirito e l'anima dell'uomo si trovano dentro un corpo. Che cos'è il corpo? È la parte più esterna dell'uomo. Attraverso i cinque sensi l'uomo può comunicare con il mondo esterno. Quali sono questi cinque sensi? Il tatto. La capacità di toccare. L'udito. La capacità di ascoltare. La vista. La capacità di vedere. Il nasino. La capacità con l'olfatto, la capacità di odorare, sentire odori. E qui abbiamo la bocca. Il gusto. La capacità di mangiare. Di sentire il gusto del cibo. Nel libro della Genesi. Dio ha creato l'uomo in un modo meraviglioso. Dio ha creato l'uomo con uno spirito perfetto. Uno spirito capace di avere comunione con Dio. Oh, nel libro della Genesi Dio ha creato l'uomo con un'anima perfetta. Una mente pura, con una mente pura. Un cuore puro. Una volontà arresa al Signore. E non solo. Dio ha creato l'uomo con un corpo perfetto. Un corpo che non conosceva la malattia. Un corpo che non conosceva la morte. Un corpo che non conosceva le rughe. Un corpo che non conosceva i capelli bianchi. Dio ha creato l'uomo in un modo perfetto.
Ma ahimè, nel capitolo 3 del libro della Genesi, è accaduto un qualcosa di terribile. Vi ricordate la storia? Cosa accade in Genesi 3? L'uomo ha disubbidito al suo creatore. L'uomo ha voltato le spalle al suo Signore. L'uomo ha trasgredito la legge di Dio. Ha violato la legge divina. E questo è ciò che la Bibbia chiama peccato. Ed è scritto in Romani 3:23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma ora io ti pongo una domanda. Dopo il peccato, che cosa è successo allo spirito dell'uomo? Dopo il peccato, che cosa è successo all'anima dell'uomo? Dopo il peccato, che cosa è successo al corpo dell'uomo? È accaduto qualcosa di terribile. Leggiamo in Efesini 2 verso 1. Paolo dice: voi che siete eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Leggiamo in lingua cinese. Efesini 2 verso 1. 我们读以弗所书第二章的第一节，预备起，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。L'apostolo Paolo parla di morte. 使徒保罗就讲说，罪死。Nel momento in cui l'uomo ha peccato, quale parte del suo essere è morta? 当人犯了罪之后，人身体三部分哪一部分就灭亡？Quale parte? 哪个部分? Dopo che Adamo ha peccato, Adamo 犯罪之后, egli ha continuato a vivere. 他就还是仍然活着, ha continuato a pensare. 他也仍然在思想, ha continuato a provare delle emozioni. 他还是有感情, ha continuato a prendere delle decisioni. 他还是继续的自己去选择, ma l'apostolo Paolo ci dice, 但是使徒保罗告诉我们说, che il peccato immediatamente ha ucciso lo spirito dell'uomo. 他说罪恶就直接使他人的灵死亡。 Nel momento in cui l'uomo ha peccato, il suo spirito è morto nei falli e nei peccati. L'uomo non può più avere comunione con Dio. L'uomo non può più dialogare con Dio. È veramente terribile. Lo spirito dell'uomo è morto. Il peccatore non sente più la presenza di Dio. L'uomo peccatore non sente più l'amore di Dio. Perché? Perché il suo spirito è morto. E all'anima che cosa è successo? Cosa è successo all'anima dell'uomo? L'apostolo Paolo dice in Efesini 4 dal verso 16 al verso 17. Leggiamo. Efesini 4:16-17. 白节各安各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。所以我说，且在主里切实地说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。 Cosa è successo alla mente dell'uomo, all'anima dell'uomo? 人的魂发生了什么事情? Primo, 第一, la mente si è ottenebrata, dice Paolo. 他的思想已经是污秽, da quando l'uomo ha peccato, 当人犯了罪之后, la sua mente si è ottenebrata. Il suo intelletto si è ottenebrato. L'uomo peccatore, 这犯罪的人, nella sua mente, non ha più pensieri puri. 再也不会
ma pensieri impuri. La mente è stata pervertita dal peccato. Anche il cuore si è tenebrato. Oh, quando è stato creato l'uomo aveva un cuore puro. Ma ora a causa del peccato il cuore è divenuto malvagio. Il cuore dell'uomo è malvagio. Prova delle terribili emozioni. Invidia. Gelosia. Maldicenze. Da quando l'uomo ha peccato, il cuore dell'uomo desidera fare il male. Desidera commettere adulterio. Desidera rubare. È pronto ad uccidere. E cosa è successo alla volontà dell'uomo? Oh, l'uomo non segue più il Signore. Ma Paolo ci dice che la volontà dell'uomo è divenuta prigioniera di Satana. E cosa è successo al corpo? Adesso il corpo è soggetto alla malattia. Adesso compaiono le rughe con il passare del tempo. I capelli diventano bianchi. E siamo soggetti alla morte. La situazione dell'uomo senza Dio è veramente disperata. Ma Dio nel suo infinito amore ha fatto un qualcosa di meraviglioso. Ieri abbiamo citato ciò che è scritto in Giovanni 3:16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Nel momento in cui riconosciamo di essere dei peccatori, nel momento in cui gridiamo al Signore, oh Signore, perdona i miei peccati, il mio spirito è morto, oh la mia mente è ottenebrata, il mio cuore è distrutto, oh mi sento schiavo del diavolo, sto male anche nel corpo, Gesù aiutami, perdonami, salvami, trasformami. Quando gridiamo con tutto il cuore, oh Gesù per mezzo dello Spirito di Dio opera in noi una trasformazione radicale. Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5 verso 17 dichiara: se dunque uno in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. 若人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Nel momento in cui accettiamo Gesù, 当我们接受耶稣的时候， che cosa avviene in noi? 在我们里面会发生什么事情？Lo spirito nasce di nuovo. 他的灵就重新的回来。Lo spirito risuscita. 重新的复苏。 Lo spirito viene ravvivato dalla potenza dello Spirito Santo. Ecco perché il credente può sentire di nuovo Dio. Ecco perché il credente può sentire di nuovo la sua presenza. Perché il suo spirito è stato rigenerato. Può respirare la presenza di Dio. Oh, finalmente di nuovo la presenza di Dio. E invece con l'anima, che succede con l'anima?
la presenza del Signore. Ma leggiamo cosa dice Paolo nella sua epistola ai Romani nel capitolo 12, primi due versi. Romani 12, dal verso 1 al verso 2. Romani 12:1-2. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。 Ascoltate attentamente. 你们认真仔细地听。 Il nostro spirito nasce di nuovo. Ma dobbiamo imparare una grande verità. Ogni giorno la nostra anima ha bisogno di essere rinnovata. Ogni giorno la nostra mente ha bisogno di essere rinnovata. Sapete perché? Perché noi abbiamo la tendenza a ragionare come ragionavamo una volta. Vi faccio un esempio. Tu sei un credente in Cristo Gesù. Ora incontri una persona. E questa persona ti fa del male. Dice qualcosa di terribile sul tuo conto. 他就说对你说一些不好的话语 incomincia a sparlare 就乱胡说八道 fa del male a te 他就说一些关于你不好的事情 e fa del male anche alla tua famiglia 也说一些关于你自己家对你家庭不好 Alleluia. Ora tu hai la tendenza a ragionare come ragionavi una volta 你常常会想你以前所想的那样子 Prima di accettare Gesù, la tua reazione sarebbe stata quella di reagire. Come si è permesso? Come si è permesso di insultare me e la mia famiglia? Come si è permesso di trattarmi male? Ora gliela farò pagare. Ora gliela dirò quattro. Gli dirò io e forse gli darò anche un pugno. Questa era la nostra reazione prima di accettare Gesù. Ma ora che hai accettato Gesù, la tua mente forse ti suggerisce di agire in questo modo. Ma tu prendi la Bibbia e incominci a leggere le parole di Gesù. Amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Ricordate il Padre nostro? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E poi leggi in altre parti del Nuovo Testamento e leggi sempre dell'importanza di perdonare. Allora tu dici alla tua mente, mi piacerebbe reagire? Mi piacerebbe dargli un pugno? Ma ora io sono un cristiano. Io non posso più ragionare come quelli del mondo. Io non posso più agire come quelli del mondo. No, io devo rinnovare la mia mente. Io devo seguire quello che Dio dice attraverso la Bibbia. Allora io prendo la Bibbia e comincio a pregare e la mia mente viene ad essere rinnovata. Allora prendiamo non nuova letta, prendiamo questo pensiero e gettiamolo via. Prendiamo il pensiero della Bibbia. Il pensiero del perdono. E mettiamolo nella nostra mente. Quando tu pensi
anche il cuore sarà influenzato. E non proverai sentimenti di odio, di rancore, di vendetta. Ma sentimenti di amore. E non solo il tuo cuore, ma anche la tua volontà sarà influenzata. Se tu pensi perdono, proverai amore e prenderai la scelta di perdonare. Ora arriva il grande momento. La persona che ti ha insultato è davanti a te. Ti ha offeso. Ha insultato la tua famiglia. Ora è davanti a te. Ma Elia, che è in comunione con Dio per mezzo del suo spirito, ha rinnovato la sua mente leggendo la parola e pregando, ha ricevuto dal Signore sentimenti puri ed è pronto a perdonare. E quando Elia vedrà il suo nemico, non reagirà in modo malvagio, ma lo abbraccerà dicendogli: ti voglio bene. E il nemico rimane sconvolto. Le lacrime iniziano a regare il suo volto. Come io ti ho fatto del male. E tu mi perdoni. E ho insultato la tua famiglia. E tu mi benedici. E Dio, cosa devo fare per essere salvato? Io voglio il tuo Dio. Oh, è meraviglioso quando noi rinnoviamo la nostra mente. Non basta avere uno spirito in comunione con Dio, ma è necessario che rinnoviamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà. E nei nostri occhi verrà fuori la luce di Cristo. Mi seguite? Mi seguite? È chiaro il messaggio? Un altro esempio. Elia è un cristiano. E ora è seduto davanti al suo computer. E sta navigando su internet. Alla ciabella. La ciabella. I brazzoli. Sta navigando nelle acque di internet. E alcune volte le acque di internet sono calme. Ma ci sono alcune zone delle acque di internet dove soffia la tempesta. Ci sono siti immorali. Allora Elia sta navigando. E tutto a un tratto compare un'icona. Mi chiamo Lara. Clicca qui. Ti aspetto. Sono qui per te. Mi chiamo Lara. Lo spirito di Elia è in comunione con Dio. Lui ha pregato. Ma ciò che deve essere rinnovato è la mente. Ora la mente comincerà a pensare come pensava una volta. Lara, è un bel nome. Ma quasi quasi. Tanto qui non mi vede nessuno. Sono da solo. Anche se sei da solo, ricordati che Dio è sempre con te. Il suo occhio è su di te. Ed egli ti vede. E allora?
Elia legge la Bibbia. Prega con tutto il cuore. E legge nella Bibbia che l'immoralità è peccato. Guardare cose immorali è peccato. Gesù parla di un'immoralità commessa in senso fisico, ma parla anche di un'immoralità del cuore. Vi ricordate cosa disse Gesù? Se uno guarda semplicemente una donna e non fa nulla, ma la desidera solo nel cuore, ha già commesso adulterio. Allora Elia inizia a pensare: io non conoscerò mai Lara. Ma se io inizio a vedere le foto immorali di Lara, secondo le parole di Gesù, io già ho commesso immoralità. No, io non voglio vedere Lara. Io non voglio commettere peccato nel cuore. Allora Elia inizia a rinnovare la sua mente. No, Lara sia Gesù. No, peccato sia la luce. Allora c'è un combattimento. Da un lato Elia sente tirare la sua anima verso Lara. Dall'altro lato Elia sente la sua anima tirare verso Dio. Così per qualche minuto. Verso Lara. Verso Lara. O verso Dio. Alla fine. Alleluia, alla fine. Alleluia. Elia. Rinnova la sua mente. E quando tu ricevi nella tua mente i pensieri di Dio, anche il tuo cuore sarà influenzato. E tutto questo spingerà la tua volontà a prendere una decisione. Ora Elia si è reso completamente al Signore. Questo è il suo computer. Uno schermo grande quanto la parete. I suoi genitori ancora devono finire di pagare questo computer. Ma Elia è così toccato dal Signore. Non vuole peccare. Che corre nell'officina di suo papà. Prende una spranga di ferro. Corre nella stanza. Lara, dove sei? E quella di cola? Colpisci! 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 Dopo un po' entra il papà. No! Mi capite? Noi vogliamo dire no al peccato, ma con tutto il cuore vogliamo dichiarare sì a Gesù. Concludo. Giovane, abbi sempre comunione con Dio. Cerca il volto di Dio. Non permettere che i pensieri del mondo entrino nella tua mente. Ma lascia che la tua mente riceva solo i pensieri di Dio. Lascia che il tuo cuore sia trasformato dall'amore di Dio. Prendi delle decisioni che onorano solo Dio. E vivi una vita santa. E
possibile vivere la vita santa di Gesù. Dio ci benedica insieme. Vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi. Insieme vogliamo pregare, desideriamo pregare. E pregate dietro di me, con fede e con tutto il cuore, ad alta voce. Signore Gesù, aiutami a vivere in comunione sempre con te. Io ti offro il mio spirito. Io ti offro la mia anima. Io ti offro il mio corpo. Signore Gesù, aiutami ad amarti con tutto il cuore. Nel nome di Gesù. Amen. Ora mentre i fratelli canteranno questo canto, io ti chiedo, se hai peccato, se hai commesso qualcosa che ha insultato Dio, chiedi il suo perdono. E Gesù ti perdonerà. Ti trasformerà. E farà di te una nuova creatura. Dio ti benedica.